Buongiorno, buongiorno sorella. È arrivato il nostro presidente nazionale, il dottor Massimo Barra, quindi sovvertiamo un attimo il programma che avevo anticipato. No, vi faccio una storia dell'emblema vissuta, per come l'ho vissuta io così negli ultimi anni, no? E per come la conosco io, perché è una storia che è complessa, è intrigante. Se permettete, io farei dei flashback, cioè partirei dall'attualità e partirei da forse il più grave attentato all'emblema, che è stato l'attentato contro la sede del Comitato Internazionale 2-3 anni fa a Baghdad. Un attentato sanguinario, ma anche un attentato simbolico di una posizione che alcuni gruppi nel mondo hanno assunto nei confronti del movimento internazionale, quindi non solo della Croce Rossa ma anche della Mezzaluna Rossa. È vero che noi diciamo che la Croce Rossa non ha niente a che vedere con la Croce Cristiana, è vero anche, come dice un libretto di storia dell'emblema che vi invito a leggere, di Bugnon, che la croce è un simbolo che risale precedentemente addirittura al cristianesimo, è quasi il simbolo dell'umanità, in cui le braccia orizzontali abbracciano l'umanità e il braccio verticale tende verso l'alto, verso la divinità. Però è pur vero che per molti la croce ricorda le crociate, ricorda il mondo occidentale, e per molti il movimento è un movimento occidentale e quindi da combattere in quanto occidentale e frutto di una cultura che viene rifiutata. È vero che noi diciamo che è l'inverso della bandiera svizzera, ma gli integralisti si domandano: ma la bandiera svizzera da che deriva la croce? E quindi c'è una posizione che non va confusa con la posizione del mondo islamico, perché c'è un Islam normale e moderato che incontreremo sabato a Doha in un incontro proprio sui rapporti tra la Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa, che sono estremamente intimi, di assoluta colleganza, di assoluto partnership, in cui veramente non c'è nessuna differenza, ma parliamo di frange estremistiche molto rappresentate, che rifiutano il concetto di organizzazione caritatevole di natura occidentale. E allora, per la prima volta nella storia, dopo questo attentato, che tra l'altro è avvenuto in un posto che io avevo frequentato 7 giorni prima e in cui le antenne logistiche del CSER, che assomigliano molto ai servizi segreti, che sono informatissime, avevano già previsto che sarebbe successo qualcosa di eclatante, tant'è che quando Shelley ha detto: noi vorremmo tornare qui tra un po' per fare una partita di calcio tra la Croce Rossa e la gente locale, eccetera, quello del 6 sera aveva detto: speriamo che troviamo ancora lo stadio, per cui la sapevano già lunga le antenne di quello che sarebbe successo. Ancora non era successo il patatrac, stavamo in una fase precoce ancora della guerra in Iraq. Questo la dice lunga su quella che è l'attitudine di una parte del mondo nei confronti del movimento nel suo complesso, per cui la Mezzaluna Rossa è considerata traditrice perché alleata alla Croce Rossa. E quindi, per la prima volta nella storia, il Comitato Internazionale per una decina di giorni ha deciso di uscire con le macchine bianche, perché la croce, anziché essere simbolo di protezione, era considerato bersaglio. Questo è un episodio non conosciuto che il Comitato Internazionale non racconta in giro, perché è comunque una crisi del concetto stesso di emblema, e che però è avvenuto e di cui io sono stato testimone. Allora, un flashback, ritorniamo alle origini della Croce Rossa. Ci sono i processi verbali di tutto, ci sono i verbali, le stupidaggini, eccetera, ma per quale motivo
sia stata scelta la Croce Rossa su campo bianco non è registrato. Cioè nel 1863, alla prima riunione fondatrice della Croce Rossa, Appia, uno dei cinque del comitato, propose: ci serve un bracciale che identifichi tutti gli appartenenti a questa nuova struttura di soccorso, serve una divisa che possa caratterizzare gli infermieri nel soccorso, propose un bracciale bianco e lì finisce la storia. Come si sia arrivati poi, il 22 agosto del 1864, a identificare la Croce Rossa sul bracciale bianco, che sappia io, non è registrato nei verbali. A un certo momento, non so chi di voi ha visto il film Henri Dunant. Lo vedremo. Ecco, quando lo vedete rimarrete inorriditi, perché c'è una scena semi-erotica di Henri Dunant con la sua infermiera che a un certo momento l'abbraccia e vede che questa in mezzo ad un petto voluminoso aveva una croce e lì lui si illumina. Naturalmente questo non è avvenuto, è pure pericoloso a farlo vedere in giro, perché allora dice, allora è vero, allora c'è un collegamento tra la croce cristiana e la Croce Rossa. Quindi il film è bello, è emozionante, è per il pubblico, però dal punto di vista storico dice una serie di bestialità. Quindi vedetelo, ma è tutto inventato. È tutto inventato. È scritto fin dall'inizio. È tutto inventato. D'altro canto, che i cinematografari vogliano fare scena è dimostrato dal fatto che c'è un altro progetto, questa volta di Canale 5, che penso si sia arenato. No, che comunque sta andando avanti, e il progetto comincia con un giornalista che va nella casa di riposo, nella RSA, dove stava ricoverato Henri Dunant. Noi sappiamo che era un uomo e loro lo fanno diventare donna automaticamente, perché fa più scena. Georgina. Quindi la fedeltà storica dei cinematografari non è all'altezza della veridicità storica di Paolo Vanni e dei suoi accoliti e fellows e seguaci. Allora, comunque, all'inizio, 22 agosto del 64, esce fuori questo nuovo emblema. Solamente dopo il Novecento si dirà che la scelta era l'inverso della bandiera svizzera, in omaggio alla Svizzera, alla patria delle convenzioni di Ginevra. Ma già alla fine dell'Ottocento succede il primo evento scioccante, e cioè durante la guerra, queste cose voi le sapete, ma insomma è bene che ce le ricordiamo. Tra l'altro le ho ricordate al Papa, il quale mi ha onorato di una udienza privata insieme con il Presidente della Federazione, e mi ha chiesto: ma sta mezza luna, quando è nata, eccetera? È nata durante il conflitto tra l'impero ottomano e la Russia, in cui una lettera dell'impero ottomano a Ginevra, il Papa non lo sapeva, perché pensava che era una cosa più recente, è rimasto meravigliato che era una cosa così vecchia, anche se ha detto che bisogna appoggiare in ogni modo l'Islam moderato, bisogna aiutare l'Islam moderato per distinguerlo dall'Islam integralista. Scrisse una lettera a Ginevra dando per scontato un fatto compiuto, che i soldati ottomani erano turbati dal dover morire o dal dover essere assistiti perché feriti da un qualcuno, da un qualcosa che contenesse la croce, e quindi rivendicava il simbolo di soccorso tradizionale che era la mezzaluna, e disse: noi per un attimo siamo la mezzaluna. Questo fu accettato sostanzialmente a Ginevra, e quindi siamo già ai due emblemi. Ovviamente negli anni successivi c'è stato un proliferare di iniziative, ognuno proponeva il suo emblema. Quindi l'Afghanistan aveva proposto la moschea rossa, il Siam aveva, ex Thailand, cioè attuale Thailandia, aveva proposto una fiamma, addirittura lo Zimbabwe più recentemente aveva proposto, mi pare, una stella.
E l'altro evento fondamentale è che negli anni 30 si crea un'organizzazione di soccorso ebraica chiamata Stella di Davide Rossa. E d'ora in avanti tutto quello che è successo nel mondo degli emblemi ha a che fare col problema della Stella di Davide Rossa. Fino al terzo emblema di oggi. Il terzo emblema di oggi non ha niente a che vedere nel conflitto tra cristianesimo e Islam, come hanno scritto i giornali o come hanno anche pontificato alcuni consigli comunali. Proprio non ci azzecca niente. Se ha a che vedere con qualcosa, ecco il problema del riconoscimento della società nazionale israeliana. Perché questa Stella di Davide Rossa non veniva accettata dagli altri in quanto troppo sfacciatamente legata allo Stato israeliano e alla religione ebraica. Ci furono vari passaggi nella storia, fino a che nel 1949, quando le quattro convenzioni, il 12 agosto del 49, sono state rifatte, c'è stata una serie di voti in commissione prima e poi in plenaria di fronte a una forte pressione del presidente della Stella di Davide Rossa perché la Stella di Davide venisse accettata come emblema da tutto il mondo, e l'ultima votazione fu persa da Israele per un voto, per un solo voto. E quindi questo è rimasto un vulnus in cui la società nazionale israeliana in tutto e per tutto era una società di Croce Rossa, ma non veniva ammessa al movimento internazionale. Faccio un altro passo indietro ricordando che la Persia, su pressione dell'imperatore, chiese l'adozione del leone sole rosso con un grosso errore, questo fu accettato, dando un precedente che si potesse ammettere un emblema per il solo fatto che era usato da una società nazionale. Da qui nel 49 ci furono varie posizioni nella conferenza internazionale del 49 per le convenzioni di Ginevra. Quelli che volevano il ritorno al solo emblema della Croce Rossa, quelli che volevano la proliferazione degli emblemi, ognuno il suo emblema, e quelli che invece volevano un nuovo emblema. Da allora si cominciarono a fare una serie di commissioni, discussioni. Ricordo io, a un certo momento uscì fuori l'idea del cuore rosso come unico emblema. E poi ancora si è andati avanti con il Consiglio dei Legati, la Standing Commission, sempre più alla ricerca di una soluzione, di un emblema che potesse essere unificatore, ma senza venir meno gli emblemi precedenti, perché non sarebbe stato accettato, almeno per il momento, dall'opinione pubblica, e con una pressione del Comitato Internazionale alla ricerca dell'emblema unico. Nel Comitato Internazionale c'è una posizione, nel senso di dire: distinguiamo bene l'emblema protettore dall'emblema indicativo. L'emblema indicativo facciano quello che vogliono le società nazionali, ma creiamo un emblema protettore che sia unico per tutti. E questa è la radice che ha portato poi al cristallo rosso. E ancora vi posso garantire che nella mentalità di alcuni circoli del Comitato Internazionale questo è considerato come un passaggio in un momento in cui ci sarà l'emblema unico, cioè il cristallo rosso, come unico emblema di protezione, mentre come emblema indicativo ognuno sarebbe libero di continuare a usare quelli finalmente fino ad ora utilizzati. È divertente, e l'ho vissuto, la serie di passaggi che hanno portato al